Stop casalingo per lo Sporting Pontecagnano, battuto dal centro storico nella 18ª giornata del campionato di promozione. Una sconfitta che brucia e che fa perdere i contatti con la vetta e i gialloblu, ora a meno 3 dal primo posto. Prima frazione di gioco povera di occasioni, con una clamorosa palla gol mancata da Cassetta, che sotto misura non è riuscito a toccare con forza il pallone per mandarlo in rete. Prologo della rete avversaria, arrivata su punizione con Paciello al 37esimo del primo tempo, frutto anche di un'indecisione dell'estremo difensore picentino. Secondo tempo ricco di recriminazioni per i padroni di casa, visti si annullare ben due gol. Il primo messo a segno da Genovese ed il secondo di Gianluca Mazza, annullato per fuorigioco. Prima del triplice fischio, occasione clamorosa mancata da Viscido, che al volo di destro non è riuscito a centrare lo specchio della porta, e grande intervento del portiere avversario su un tiro di Discepolo. Risultato finale 1-0 per il centro storico. La prima frazione di gioco non è stata proprio la mia squadra, diciamo, come impegno, come voglia di fare, come determinazione. Non abbiamo creato tanto, abbiamo avuto solo una prima occasione prima di subire questo gol un po' fortuito, dove il nostro portiere poi si è anche infortunato. E niente, poi il secondo tempo abbiamo cercato comunque di raggiungere almeno il pari, ma inserendo anche un altro attaccante, giocando un 4-2-3-1, ma nulla da fare. Dovevamo essere un po' più tranquilli, penso, a cercare di giocare palla anche il secondo tempo invece di buttarla sui difensori, che avevano sempre la meglio sui nostri attaccanti. Andiamo a giocare a campagna sabato prossimo, recuperiamo qualcuno e qualcun altro invece resterà fuori per squalifica. Questa è la prima sconfitta in casa, quindi bisogna gestirla bene, perché i ragazzi non sono abituati, appunto, qui a Pontecagnano a perdere. Fuori casa ci può anche stare, ma qui sul nostro campo abbiamo sempre dato battaglia e era difficile sconfiggerci.